Buongiorno da BTV News. Oggi, 21 febbraio, è San Pier Damiani ed è la giornata mondiale della lingua madre. Questa ricorrenza fu proclamata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, UNESCO, nel novembre del 1999. Dal 2000 essa viene celebrata ogni anno per promuovere la diversità linguistica e culturale e il poliglottismo. La data intende commemorare il 21 febbraio 1952, in cui alcuni studenti furono colpiti e uccisi dalla polizia a Dhaka, la capitale dell'attuale Bangladesh, mentre manifestavano per il riconoscimento della loro lingua, il bengalese, come una delle due lingue nazionali dell'allora Pakistan. Il 16 maggio 2007 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiamò gli Stati membri a promuovere la conservazione e la salvaguardia di tutte le lingue usate dalle popolazioni del mondo. Nella stessa risoluzione, l'Assemblea Generale proclamò il 2008 come Anno Internazionale delle Lingue per promuovere l'unità nella diversità e la comprensione universale attraverso il poliglottismo e il multiculturalismo.